Io quando stavo a New York a fare Anastasia e mio fratello, che era un film tutto girato a New York, Andy Warhol aveva saputo che Sordi era lì, sì, e volesse intervistarlo per Interview, che era la sua rivista. Sì, andammo a casa di una festa e Andy Warhol, che c'era questa rivista, c'era Interview, chiese un'intervista a Sordi. E allora, siccome Sordi parlava in inglese, faceva traduzione, e la prima domanda che Warhol gli fece, gli dice: senta, signor Sordi, lei che ha fatto quasi 100 film, 100 personaggi, come fa ogni volta a cambiare personaggio? Allora io glielo traduco, lui mi fa: ma questo lo sapeva Andy? Vabbè, dire così, una volta mi metto il cappello da pompiere, una volta mi metto il cappello da commissario, una volta mi metto il cappello da Ricci, sono sempre io. E questo è bellissimo, perché Warhol rimase... in realtà c'è tanto del cinema italiano in questa cosa, adesso mi dilungo un attimo. Warhol viveva in una New York dove il mito assoluto era l'Actor Studio di Strasberg, il sistema Stanislavski, gli attori grandi, attori americani entrano nel personaggio, vanno a delle scuole dove tu entri certe volte. Io sono andato una volta a Los Angeles a vedere la scuola dell'Actor Studio, facevano delle cose strane. Ma che stanno facendo? Dice: stanno cercando di essere delle foglie. Qui c'erano questi, anche dei grandi attori, che facevano le foglie. Perché loro entrano nel personaggio, una tecnica che ha dato dei risultati sensazionali, no? Insomma, la recitazione di Brando, di Paul Newman, insomma, proprio è l'Actor Studio vero. In Italia invece noi viviamo su un grande libro inconsciamente, che è un libro addirittura del Settecento francese di Diderot, che si chiama Le paradoxe du comédien, il paradosso dell'attore, dove già nel Settecento Diderot dice che l'attore diventa formidabile quanto più è distante dal suo personaggio, quanto più lo critica. Mai entrare nel personaggio, rimanere fuori e criticare il personaggio viene meglio. Sono due scuole di pensiero, ma sono la differenza tra il nostro cinema e il cinema americano. Sordi è stato sempre Sordi, questa è la forza, dire. Jean Capin era così. I grandi attori europei sono dei personaggi che sono Totò. Qual è la grandezza di Sordi, però? Perché Sordi ha fatto una cosa tra la quale io sono molto fiero di aver scoperto questa piccola cosa. Sordi ha copiato gli italiani, li ha guardati molto bene, e li ha riportati sullo schermo, ma a un certo punto il modello è diventato più forte della copia e gli italiani hanno copiato lui. Questo è sensazionale, è una cosa che non è mai successa. Allora, per esempio, la forza di Sordi rispetto, forse il mio migliore amico del cinema è Carlo Verdone, che giustamente viene considerato un po' l'erede di Sordi, ma sono molto diversi. Sordi fa il vedovo ed è Sordi, ma fa il vedovo, fa il vigile, è vigile ed è Sordi. Fa giornalista della vita difficile, giornalista dei sordi. Invece Verdone è sempre Verdone, sono molto diversi. Verdone è un grande comico che entra come Verdone nelle storie. È più importante il suo lato Verdone che il suo lato interpretativo. Invece Sordi riusciva a combinare queste due cose. Mi sono dilungato, ma questo è centrale per capire un po' cos'è la commedia italiana. Assolutamente sì.